YouTube, aprimi la porta dello streaming, ci siamo. Buon pomeriggio anche agli amici di YouTube, benvenuti a Trading Power, edizione speciale BCE. Seguiremo quella che è la conferenza stampa di Mario Draghi, commenteremo a caldo ovviamente anche quella che è la situazione dei grafici insieme a Giovanni Lapidari. Leggo velocemente quello che è il disclaimer, sta per avvenire anche un incontro tra Trump e Macron in questo momento. Questa diretta fornisce opinioni ed esperienze personali, informazioni generalmente disponibili al pubblico, non fornisce consulenza, raccomandazioni di investimento, di trading o ricerche in materia di investimenti, non intende affrontare circostanze e obiettivi personali, prevale su altre dichiarazioni espresse o implicite fatte da altre persone in relazione alla finalità o allo scopo della presente diretta. I rendimenti passati non possono essere garanzia per quelli futuri, è possibile che chi parla sia direttamente interessato in qualità di risparmiatore privato all'andamento dei valori immobiliari di cui si discute. Avvertenza sui rischi: la negoziazione nel mercato delle valute CFD comporta un alto livello di rischio che potrebbe non essere adatto a tutti gli investitori. L'utilizzo della leva finanziaria crea ulteriori rischi ed esposizione a perdite. Prima di decidere di negoziare nel mercato delle valute CFD è necessario considerare attentamente i propri obiettivi di investimento e valutare il proprio livello di esperienza e propensione al rischio. Vi è la possibilità di perdere parzialmente o totalmente il vostro investimento iniziale, non investire denaro che non ci si può permettere di perdere. Educate voi stessi sui rischi associati alla negoziazione dei cambi CFD e se avete dei dubbi chiedete il parere di un consulente finanziario o fiscale indipendente. Allora Giovanni, dov'è Giovanni? Ecco, saluti intanto Agostino, Antonio, Gianluca, Corbo, Gianni Manca, Alessandro Pedone, un altro Alessandro, Beniamino, ok, e c'è anche Giovanni, attiva il microfono Giovanni, e ci siamo, siamo tutti, io mi metto anche da qui, uso quest'altra camera. Eccolo, eccolo. Allora, buon Ciao, pomeriggio. ciao. Ciao Giovanni, come va? Io litigo sempre un po' con divisioni, microfoni, Ce eccetera, eccetera. l'abbiamo, no? C'è proprio, saluto intanto Gaetano, gli amici di YouTube, Mauro, Giulio, Mario, Pau, Agnello, Ivana, Bipop. Mario che dice Draghi farà schizzare al rialzo l'euro, l'euro che è già vissuto, prima è andato sotto 1,12, poi adesso siamo 1,1264, quindi tra pochissimo ormai seguiremo quindi quella che è la conferenza stampa di Mario Draghi. Andrea dice Draghi, cioè, Andrea scrive farà sprofondare l'euro, Antonio dice Tutti solitamente fa d'accordo. vendere euro. Poi, Bipop, un parere del grande Lapidari, questi 12.000 si vendono o si comprano? Allora, intanto, Giovanni, il primo tuo commento a quella che è stata la decisione della Banca Centrale Europea, quindi alle 13.45 quello che è stato il comunicato, che praticamente hanno tassi bassi almeno fino alla prima metà del 2020 e in più ha alzato pure, insomma, allunga quella che è la forward guidance sui tassi e alza il velo, quindi qui leggo quella che è la notizia da Dow Jones Newswire, i dettagli su TLTRO. Primo tuo commento, allora. Con tutto rispetto, perché si trova nel tunnel di una dipendenza molto brutta, abbiamo avuto un'ulteriore conferma che i mercati finanziari o gli operatori, o forse tutti e due, sono una massa di tossicodipendenti allucinanti, perché fa un LTRO allo 0,10 e lo giudicano caro. Si aspettavano una forward guidance più espansiva. Ma Draghi è a zero, cosa può espandere oltre lo zero? Lo zero, cioè sta lì e cerca di fare il suo, prendendo tempo, e se avrà qualche altra cartuccia la fa sparare in futuro a Weidmann, anche perché noi stiamo concentrati su BCE e su non farm payrolls e ci dimentichiamo che fra un po' parte la stagione delle trimestrali. Una stagione delle trimestrali che soprattutto in America dovrà dare delle indicazioni molto importanti. Ad esempio, con questo storno del petrolio, quali saranno le guidance future da parte dei CEO delle aziende in prospettiva di arrivare a fine anno con questo discorso dei dazi? Cioè, queste trimestrali rifletteranno le preoccupazioni dei CEO delle aziende? Oppure continueranno a dire che il meglio ancora da venire. E credo quindi che una certa prudenza di Draghi, che forse probabilmente serve anche per far scendere un po' i bond che sono arrivati a dei livelli raccapriccianti, cioè veramente secondo me la bolla non è sull'azionario, sui bond, credo
credo che sia del tutto giustificata, ma noi stiamo guardando 10 righe in croce di comunicato stampa. Poi probabilmente l'intervista di Draghi ci potrà dire o non potrà dire delle cose, ma credo che i mercati sono arrivati molto, 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 molto fighi, molto sboroni, come si dice in Emilia Romagna o anche da altre parti, a questo appuntamento, e invece avrebbero dovuto avere più giudizio. Ma dovrebbero averlo sempre, per cui non mi stupisce questa fiammata che c'è, che peraltro è, come ricordava Andrea Costa, un 12.065. Ormai vedo che ci copiamo tutti i livelli perché sono gli stessi prezzi che dico io la mattina. C'è probabilmente qualche talpa dentro gli entourage di noi top guru trader fighissimi che prende i livelli e li spamma in giro, ma al di là delle battute, perché le competenze aumentano e quindi è chiaro che tutti vediamo un po' certe cose nel grosso, direi che siamo a un 12.070, 12.000. Vediamo un attimo. La mia sensazione è che quando Draghi parlerà avremo un DAX un pochettino più basso dell'attuale, quantomeno con delle fiammate, perché normalmente Draghi, soprattutto all'inizio della conference, non è mai molto rialzista. Poi può darsi che io stia dicendo la bischerata alle 14.28 e magari parla Draghi e Vedremo, vedremo, è molto attesa, molto attesa. Già, insomma, i movimenti che si sono visti sono interessanti, quindi adesso oramai mancano pochi minuti, meno di poco più di 2 minuti e ci siamo, vedremo Mario Draghi. Saluto intanto chi si è collegato, Efi, Natalia, poi c'è anche Marco De Martino. Allora direi, Giovanni, cominciamo a vedere la tua piattaforma, se puoi condividere cortesemente il tuo schermo, e quindi cominciamo a vedere quella che è stata la prima reazione sotto 1,12 e poi nuovi massimi di giornata. Non ha toccato 1,13 come è successo ieri con la pubblicazione dei dati ADP, che No, sono stati negativi, 27.000. vedi che c'è questa reazione del DAX. Chiedo, scusami un attimo, devo rettificare ieri, chiedo scusa perché la revisione del dato precedente che io ho interpretato male il breaking news su CNBC era di 4.000, cioè da 275.000 è stato rivisto a ribasso di 4.000. Ringrazio Francesco che nella diretta di questa mattina mi ha fatto notare, Renato, 4.000 in meno, no? Che è sceso a 4.000, quindi io ieri in un momento agitato, insomma, della pubblicazione del dato, chiedo scusa, quindi rettifico, il dato precedente è stato rivisto di 4.000 unità a ribasso, no? Che è da 275.000 a 4.000, infatti mi sembrava effettivamente clamoroso. Prego, allora, vediamo i grafici, cominciamo a vedere i grafici, manca pochissimo oramai, pochi secondi a Mario Draghi. E Mettiamo anche il minuto così ci sono compatibilmente anche con dati macroeconomici, c'è la bilancia commerciale americana, quella canadese, i sussidi, quindi c'è anche questo, e parlerà anche Kaplan dalle 14.40. Ecco qua, allora, grafico. Ecco, questo è un grafico del DAX che stiamo, qui c'è un pattern abbastanza chiaro. Lo voglio interpretare così, guarda. Intanto, perché secondo te questa reazione sull'azionario al ribasso, queste Perché vendite di si dati? aspettavano un Draghi più espansivo e più carino. C'è una domanda interessante di Natalia che dice: come mai il DAX scende e l'Italia no? L'Italia non scende perché un Draghi più lievemente più rigido o una BCE lievemente più rigida sul fronte dei tassi di interesse fa respirare le banche. E infatti vedi che lui scende. Infatti vedi che Draghi comincia a parlare e vanno a lavorare su dei minimi più interessanti. In generale, però, questi sono movimenti così un po' bruschi, ma da scommessa, e direi che bisogna comportarsi ancora con attenzione, anche perché la vendita dei 12.000, che qualcuno mi chiedeva a Bipop su YouTube se erano da vendere, no. Un numero tondo così non si vende sotto un annuncio di BCE, né si vende né si compra. Se uno vuole lavorare sotto BCE, significa che gli piace fare scommesse e io personalmente non inviterei a farle, considerando che è vero che c'è BCE, ma poi ci sono anche i non farm payrolls domani, Scusami Giovanni, allora i dati americani in attesa di Draghi, il costo unità lavorativa, unit labor cost, meno 1,6, ben oltre quello che era il meno 0,8 atteso, non farm productivity 3,4 contro 3,5, non esce ancora, non ho il dato sulla bilancia commerciale, vediamo se uscite le richieste di sussidi, 50,8, quindi il deficit si è leggermente allargato, diciamo aumentato quello che è Ok,
la bilancia commerciale. I dati sostanzialmente dicono che Fed sarà buona e l'euro ringrazia, e quindi l'euro sale. E a questo punto siamo tutti pronti. Un po' meno belli, con qualche tensione, e quindi l'euro per il momento ringrazio per aver fatto un test sulla shadow a 1,12. Diciamo che il suo prezzo medio oggi era 1,1248. Eccolo, il minimo è 1,1220, 28 punti su 48 fa 76. La prossima resistenza è 1,1276 circa. Su questo potrebbe anche esserci una short squeeze fino ad arrivare a 1,1284. Questa è la mia. Intanto è arrivato Mario Draghi, ovviamente all'inizio farà lo statement, praticamente leggerà quello che è stato lo statement di apertura, dichiarazioni classiche, tranquille. Giovanni, livelli da monitorare adesso con Draghi che parla su DAX e Euro-Dollaro, secondo te? Te risparo subito. Da un lato i livelli da monitorare te li prendo dalla dashboard, siamo a 12.000. Secondo me dobbiamo stare attenti a una rottura di 11.980. E un primo target può essere fra 54 e 38, qua, un primo target. Ora è chiaro che noi abbiamo una zona di eccesso di volatilità, quindi questo eccesso di volatilità potrebbe rientrare, ma il mio parere è che in questo momento, a meno di un Draghi veramente fuori di cotenna, la debolezza sia ancora da comprare. E quindi io credo che per esempio 938, 925 di DAX possa essere acquistato favorevolmente. Ti swippo una cosa molto bellina, qua, questa, questo è il mio sistema previsionale, eccolo, ora la vediamo, mi dava uno short a 12.036 oggi di DAX con 11.980 come livello circa, perché fra il future e il cash che quotiamo su Infinox a volte io ho delle differenze dovute a una composizione di dati storici più vecchia. Se vado poi a prendere una fascia di prezzi interessante, vedi 9,80, 9,22, 9,105, qui poi c'è un baratro, andiamo a cercare allora qualche cosa di più su questo baratro, ti vado a trovare dei livelli qua, quindi 9,81. 9,77 ripetuto due volte, quindi la 9,80 è tanta roba, poi c'è la 9,30, 9,25, 22 tanta roba, 9,105, 8,95, 8,90, occhio qui ci possono essere anche eventualmente qualche cosa che tiene, 8,70, ecco sotto 8,70 ciccia, entra una debolezza maggiore sul DAX e allora sotto 8,70 andiamo a riprendere il grafico, bisogna fare un altro tipo di ragionamento. Quale potrebbe essere questo ragionamento? Potrebbe essere il seguente, innanzitutto secondo me la 9,10 tiene, quindi sulla 9,10 per esempio si potrebbe essere anche compratori. Un'altra zona molto bella è questa, sotto la 8,70, la 8,25, 8,40. Qui secondo me il mercato si può fermare, crolli oggi prima di non fare payroll se non ne vedo, per cui potrebbe darsi che Draghi faccia molto rumore, ma la dico così, secondo me, nonostante che possiamo vedere una certa debolezza, e mi fa anche piacere sinceramente, perché a me di questa forza veramente basata sul nulla cosmico comincio a essere un po' stufo come trader, ma anche come analista di borsa e che vuole cercare un'oggettività, ecco, qui c'è una candela molto sparata, però ritengo che sui livelli sotto secondo me si può provare ad esercitare azioni o di chiusura di short, perché si sta mettendo short adesso, oppure di acquisti. Questo per quanto riguarda il DAX. Per quanto riguarda l'euro te l'ho detto, lo ribadisco, 1,1284 circa come livello mi sembra decisamente interessante, penso che euro continuerà a salire. Perché siamo aggrappati vicino ai massimi di giornata, 1,12. Sembra abbastanza costruttiva, soltanto se mi va sotto 12,20, che è un livellone pazzesco, ma questa pizzicatura mi dà idea che qui siano stati proprio anche dei sistemi tecnici che hanno lavorato sullo shock che danno le notizie e poi hanno piazzato dei pendenti. Credo che questo livello sarà acquistato e pertanto, ragionando in questi termini, un target, magari non dico per oggi, ma forse anche per domani, di euro-dollaro, può essere situato così, ti vado a estendere la figura,
sopra 1.13, 1.13.20 circa. Vediamo cosa mi dice la dashboard. Euro-dollaro, 1.12.51.64 già presi, 1.12.76 praticamente quasi da 1.12.90, ecco, 76 preso, fatto. Vedi, quando si illumina di verde vuol dire che la macchina i prezzi hanno raggiunto il target indicato dalla macchina. Questo è un target statico su base daily. C'è un eccesso a 1.11.90.91, però secondo me, se vado a vedere la composizione anche su un time frame diverso, 1.12.85 ancora da prendere, 1.13.12, 1.13.38, quindi li ripeto, li dettaglio, 1.12.76 fatto, 1.12.86 da fare, 1.13.12, 1.13.39 da fare. Mega supporto, secondo me 1.12.20 circa su euro dollaro. La vedrei. Bene, allora intanto saluto chi si è collegato nel frattempo, Giuseppe Ferro, anche su YouTube, Stefano, Carlo, che fa notare giustamente il costo del lavoro in America, abbiamo visto, molto negativo. Concordo, La dice concordo. lunga su inflazione assente e lavoro poco qualificato. Leggevo anche che il deficit è aumentato, il deficit di 2 miliardi, punto 1, contro la Cina dell'America, mentre si è ridotto quello con l'Europa di 1 miliardo. È uscito un dato anche della bilancia commerciale insieme con il 14,30. Gaetano dice: il mio gatto mi è passato sulla tastiera chiudendo il mio long su euro-dollaro, un segno del destino. Lo vedremo, insomma, vedremo. Sempre, sempre, tutto quello che accade non è mai un caso. Sto leggendo anche i commenti che i colleghi stanno mettendo, concordo, oltre che con Carlo, avevo già letto prima, anche sul discorso che faceva notare Iacci. A me fa paura il gold, lo yen, il franco svizzero, long su indici pericoloso. Lui ha ragione, ha perfettamente ragione. Innanzitutto, indici europei con un euro forte a partire dal DAX gli dà un po' noia. Quindi parliamoci chiaro, il DAX performa peggio o meglio del FIB quando ci sono le banche prese o non prese sotto tiro. Quando le banche sono sotto tiro, noi siamo un indice da lasciar perdere. Quando le banche ricevono un aiuto, in questo caso da una maggiore, cioè da una minor diminuzione dell'atteggiamento bonario sui tassi di interesse, e questo chiaramente fa rafforzare, come nel caso di oggi, la valuta. Il DAX ne risente molto, anche perché il DAX è un po' fra una morsa, occhio, perché da un lato c'è la congiuntura mondiale che è in rallentamento, non lo dicono, ma giustamente i colleghi che guardano i dati, tipo Carlo e anche altri, okay. Poi lo vediamo dall'oro, poi lo vediamo dallo yen, che non è comunque bellissimo, perché non è il massimo, non è il massimo della vita. È vero che euro sale anche su yen, ma meno che su dollaro, quindi c'è un po' una fuga di dollaro, ma a mio parere qualche apertura di linea di credito al contrario su yen c'è. Ma dall'altro lato, petrolio basso, perché andiamo a vedere il petrolio, sì, oggi fa un rimbalzo, ma insomma, rame basso, sì, oggi fa un rimbalzo, ma insomma. Oro molto, molto tirato, sì, è vero, è favorito, come si suol dire, dal discorso del dollaro basso, eccetera, eccetera. Però c'è qualche cosa, secondo me, cioè sono mercati assai poco affidabili e credo che dobbiamo, da un lato, vedere l'America e dati di disoccupazione Draghi, può essere anche un non evento, a mio modo di vedere, ma più che Intanto, altro io sono molto concentrato sulla macroeconomia, sul vedere l'andamento delle trimestrali. euro, nuovi massimi euro-dollar, nuovi massimi euro-dollar, 1,12,89. Draghi ha cominciato dicendo che i reinvestimenti del QE saranno per un periodo prolungato. Stiamo monitorando con molta attenzione quelli che sono i canali di trasmissione alle banche della nostra politica monetaria, se fanno quello che devono fare praticamente. Ancora siamo pronti ad agire se dovessero, insomma, arrivare situazioni, probabilmente dazi, insomma, qualche situazione avversa per quanto riguarda la nostra economia. I tassi negativi non danneggiano la trasmissione della politica monetaria e siamo pronti ad agire e abbiamo adattare anche quelli che sono gli strumenti se sarà necessario. Le condizioni finanziarie sono ancora molto favorevoli. I guadagni per quanto riguarda l'occupazione e le buste paga continuano a essere ancora sottostimate e poi insomma queste stanno arrivando. Draghi L'euro. praticamente sta dicendo che le aziende guadagnano perché pagano poco il costo del lavoro, che la situazione è sotto controllo, ma temono che le banche non siano in grado di prendere la liquidità che BCE ancora gli dà e trasferirla alle imprese perché hanno paura di prendere dei bidoni dalle aziende. Mi fa paura un discorso del genere.
pericolosissimo per l'economia, un discorso, cioè non pericolosissimo, per me è un discorso di uno che dice: signori, andate avanti con le vostre gambe, andate in banca, se avete i bilanci buoni chiudete i soldi, se non avete i bilanci buoni chiudete le aziende. Voglio essere molto concreto, non duro, ci mancherebbe altro, però secondo me a volte questa gente bisogna mettersi lì e capire più che quello che dicono, che non ti dicono mai una mazza, quello che non dicono e vogliono che tu intenda. Parla una suocera perché nuora capisca, no? Poi Draghi ha detto la crescita sarà più debole in secondo e terzo trimestre. Eccola, vai, te l'aspettavo, te lo volevo che arrivasse lì. Ha messo le mani in avanti. Occupazione e salari continuano a sostenere l'economia. Poi vedono, cominciano ad arrivare le proiezioni, attenzione, quindi lo staff della BCE vede per il PIL all'1,4 per il 2021 contro quella che era la stima 1,5, quindi hanno ridotto almeno per la prima stima quella del 2021. Poi condizioni del protezionismo e rischi geopolitici sono i rischi per la crescita. E poi per quanto riguarda l'inflazione, che l'ultimo dato è stato molto sotto le attese, l'inflazione dell'Unione Europea dovrebbe ancora scendere nei prossimi mesi e salire verso la fine dell'anno, si aspettano insomma una ripresa dell'inflazione. Stefano dice: Giovanni, come li vedi questi indici americani, ripartono semplicemente, è stato un rimbalzo? Saluto anche Francesco e Cesarino su YouTube che si sono collegati nel frattempo. Allora, ripartono, sono già ripartiti, è un rimbalzo, vai DAX, rompi il minimo di 9,90, come vederti? Occhio ai livelli indicati da Giovanni, occhio ai livelli indicati da Giovanni. Intanto le proiezioni per il 2019, il PIL 2,1 contro il 2%, 2020 1,4 contro 1,6 ridotto, 1,4 2021 contro 1,5, insomma l'economia non ingrana, non ingrana. Che ti sta dicendo Draghi praticamente? Ti sta dicendo: per quest'anno ve la cavate perché avete risparmiato soldi non pagando la gente, assumendone il meno possibile. Per il 2020 e 2021 tutti i nodi vi vengono al pettine, io sarò da un'altra parte, sono 3 anni che vi dico di fare le riforme, non le avete fatte, aumenta l'inflazione, sono cavoli amari soprattutto per quelli che hanno il debito pubblico alto come l'Italia, sono pizzini, sta mandando dei pizzini, come tecnicamente come conferenza è molto interessante. Rimbalzo dell'America è un rimbalzo bello, mi chiedeva Stefano. Saluto, vi saluto tutti ragazzi, non ho fatto tempo a farlo prima, ma non volevo perdere. Anche Marcella che si è appena collegata, ciao Marcella. Si è rotto il 9,80. Eccolo DAX, occhio livello indicato da Giovanni. Poi c'era Gianni prima, buon pomeriggio, purtroppo per problemi i giorni scorsi non sono riuscito a seguire nulla per quanto riguarda GBP, vedremo anche Sterlina che sta aggiornando di massa, anche l'euro dollaro 1,12,91. Giovanni, DAX, che ci dice il DAX? DAX ci dice che sta scendendo, guardiamo le euro sale e DAX giù, quella che è la classica correlazione inversa almeno. Allora, guarda, facciamo una cosa che si dovrebbe fare sempre per imparare a fare analisi grafica, cancelliamo tutto quello che abbiamo scritto prima sul grafico, espandiamolo velocemente. Allora, noi avevamo questa linea, andiamo a prendere il massimo che c'è stato su questa trend line, proiettiamo dal punto di rottura. Ecco là che ti trovo questa candela. Questa adesso è una resistenza. Scusate, sto andando. Sai, Renato, tu sai quando si fa le trasmissioni andiamo certo, a fare. Certo. Confondiamo, no? E infatti, come tu vedi, l'analisi grafica, soprattutto se associata ad altri tipi di riflessioni, tanta roba è sto massimino di swing qui. Quindi proiettiamo questa roba e troviamo questo livello. Può darsi che qui faccia un rimbalzo. Poi troviamo quest'altro livello qua del 9,45, circa 9,40. Qui c'è un po' di sbilancio sul minuto, pressione ribassista ancora molto forte, ben superiore alle pressioni rialziste, questo colorino tipo NSU Prinz anni 60, macchina tedesca, colori un po' Deutsch, no? Io sti colorini un po' sfigati, eccetera, eccetera. Ok, chiaramente questi affondi i sistemi tecnici te li capitalizzano, no? Cioè ti prendono sempre un po' di respiro, ma in generale la rottura del 12.000 c'è, e quindi attenzione anche a un'altra cosa, che quando le discese sono così vistose, proprio quando parla un governatore, possono anche essere soggette ad una seconda lettura. Il fatto che qui per esempio ci sia un piccolo rimbalzo te lo dice l'S1 e S2 della dashboard. S1 sta a meno 0,39, è la debolezza,
meno 0,47 S2 è la volatilità della debolezza. Quando la volatilità è maggiore della debolezza, in maniera intermedia c'è sempre una piccola chiusura di short. Eccola, vedi? Vedi che ti ha fatto la chiusura l'euro, di short. L'euro sta aggiornando i massimi, l'euro sta aggiornando i massimi, 1,12,91,92. L'euro ti aggiorna, ti aggiorna i massimi. C'è Francesco Iacci che scrive su YouTube, perlomeno è sincero, con deflazione da debiti, dove vuoi andare? La crescita dei salari si sta rafforzando, dice Draghi, l'inflazione sottostante si rafforzerà nel medio termine. Si indebolirà, come detto prima, nei prossimi mesi per poi risalire a fine anno. Quindi anche il PIL, insomma, la crescita dovrebbe un po' stentare il secondo, terzo trimestre, riprendersi insieme all'inflazione verso la fine dell'anno. Euro dollaro 1,12,92, euro SD 1,12. C'è Andrea che li sta shortando l'euro. Ma... euro dice short euro, ragazzi. Poi vi vorrei dare un consiglio, ragazzi, veramente. E quando magari, io lo dico per voi, perché non tutti hanno le vostre competenze, quanti, ci sono 62 persone collegate solo su YouTube, poi anche su Zoom, magari attenzione quando date le operazioni vostre o i vostri pareri, perché qualcuno potrebbe magari anche interpretarli in maniera meno ragionevole del vostro buon senso, e quindi potete trovarvi magari a qualche collega che li prende come segnali operativi e li può seguire. Cercate sempre di essere prudenti, perché tira anche in giro un po' una cattiva aria su questo argomento, e non voglio dire altro. Detto questo, euro dollaro adesso c'ha una resistenza. No, Andrea, sono perfettamente d'accordo, io ti seguo anche sui social, so che comunque sai, sì, era una condivisione, un confronto, certo, vuole dire lui. So, capisco perfettamente che l'hai fatto in senso positivo, e anzi ti ringrazio, perché quantomeno esponi delle idee, però ricordiamoci sempre che è un momento molto molto particolare di mercato. Qui direi che l'euro può probabilmente, ecco, guarda, mi piace questa linea, non dico di aprire degli short qua, ma qui probabilmente la sente, c'è questo doppio massimo, gli fa un po' di resistenza sull'H1, ma in generale stanno arrivando bei volumi. La situazione, secondo me, sull'euro potrebbe cambiare soltanto se mi va sotto queste stanghette qui, questa rossa e questa blu, la 1,12,5, io avevo detto 1,12,20, più o meno ci siamo. Quello che vi farei notare, o almeno quella che è la mia impressione, chiedo anche a te Renato un conforto, tu sai che mi piace sempre discutere con te sulle cose, è che è un mercato molto tecnico. Come vedi, no? Lavora ai livelli con una certa precisione, il che significa che è un mercato seguito, non abbandonato dai big. Infatti, se guardi i mercati ufficiali, i volumi non stanno calando, anche se entriamo in una fase di mercato molto, molto particolare, dove l'estate sta cominciando a mandare qualcuno in ferie, i volumi dovrebbero calare. Quindi è un mercato seguito, non abbandonato, molto tecnico. Studiatevi bene, bene, bene i livelli, cercate di costruirvi un sistema di livelli, se no vi abbonate a chi fornisce questi livelli, perché oggi bisogna imparare molto molto bene i prezzi. I prezzi sono tanta roba. E i network sono in difficoltà, perché in contemporanea c'è Mario Draghi e Trump insieme a Macron, e Trump ha appena detto che la questione Cina si dovrà risolvere nelle prossime 2 settimane, ha detto, ma non lo bluff, so, non lo so, non lo so. Ha calato un bluff. Intanto già sono partite le domande dei giornalisti. Draghi ha detto l'inflazione 2019 è rivista a 1,3 da 1,2 precedente, quella 2020 invece a 1,4 dall'1,5, ampio grado di accomodamento monetario ancora necessario, chiede il rispetto delle regole europee, rimane fondamentale, ce l'ha con loro, con noi, Italia, paesi con Matteo e Gigino, ma con non Matteo, diciamo, non qualcuno che ci dice che poi facciamo paesi con alto debito, altra frecciatina, l'Italia devono ricostruire i cuscinetti bilancio, e quindi riferimenti anche a noi. C'è pure Trump, quindi attenzione, Trump prenderà una decisione sulla Cina, sui dazi della Cina, dopo il G20 in programma per fine giugno, dove si ipotizza anche un incontro. E l'euro schizza 1,12,94 e DAX giù. Giovanni, vediamo questo movimento. Guarda il book dei mercati ufficiali, sta a vedere 47. Vediamo. 43, guardalo. Eccolo, guarda, lì, guardate il book. Sì. Guarda, 40, lo vedi che c'è degli slippage incredibili? Nuovi minimi, va a fare nuovi minimi il DAX, attenzione, l'euro dollaro verso 1,13, 1,12,97,98, guarda lì, guardate il book sulla piattaforma. Ha fatto 9,36,
No, veramente, a volte mi stupisco di me stesso, eh. A volte mi faccio paura da solo. Guarda, guarda i livellini. Niente, questa bisogna tirarla giù ancora un poco. La tiriamo giù da qua e poi la tiriamo giù da qua. Alberto scrive: ha ragione Lapidari quando dice che Draghi sono 3 anni che dice ai governi di fare le riforme puntualmente, non lo ascoltano. Poi vediamo i dati economici che escono ai noi. Mentre Carlo, ecco la perla, quando sua volatilità è maggiore della debolezza. Francesco, dottor Lapidari, ma secondo te l'USA taglia i tassi con l'S&P a 2830? Saluto anche Emanuele. Johep Non che chiede adesso, quello che può non adesso, essere. però il mercato scommette su questo. 1,13, 1,13, sta spingendo sopra Giustamente, 1,13, euro-dollaro. avevo detto. I Adesso dati però su economici non sono 1,13 male, dice e 6, Draghi. 1,13 e 13 il prossimo step. I dati macro non sono negativi, Ok, sono adesso stiamo data crollando. e ci Adesso sono. stiamo crollando perché abbiamo S1 di dashboard al top con volatilità molto più bassa. Occhio, significa che la volatilità si deve ancora scatenare. Attenzione. Ragazzi, non comprate questo coltello che cade, poi con i vostri soldi fate quello che vi pare, ci mancherebbe altro. Magari è l'operazione della vita. Occhio a un coltello. 1,13,07, Draghi ha detto ci sono poche possibilità di recessione, low Ok, probability significa che of ci sono. recessione. Significa che ci sono. E c'è incertezza riguardo ai negoziati Brexit, che è un altro fattore che hanno incluso nella loro Brutta forward parola, brutta parola. guidance. Non vedono per il momento sostanziali peggioramenti di quello che è l'outlook della Antonio BCE. Mangano for President. Antonio Mangano for President. Sono Short short da del 12.000, sono short da 12.000 e Fichiopera adesso lo fa solo in demo, non credo in reale, se lo fa perde soldi. Natalia, io ho chiuso lo Efi, short ma tu DAX non hai idea cosa non 12.047. c'è in giro, Efi, tu non hai idea cosa non c'è in giro. La gente quando vede il denaro non capisce più una mazza, non succedono delle cose incredibili, ragazzi. Price Natalia aveva expectation fatto una bella operazione, sliding. l'aveva chiusa prima, però è stata Le brava, Natalia. aspettative dei prezzi stanno venendo giù, rallentano non solo in Europa, l'euro-dollaro 1,13,07, anche USD/CNH, attenzione, il termometro della guerra dei dazi, sta aggiornando i minimi di seduta in contemporanea. Ricordo che sta parlando anche Trump, insieme c'è un bilaterale, Trump-Macron in Francia, è lì oggi, sapete, in Europa. Occhio, USD/CHF che sta per venire sotto 0,99, sta per cedere quota 0,99 per quanto riguarda il dollaro franco-svizzero, attenzione. Andiamo a guardarlo, vai, lo mettiamo al posto di dollaro yen. Bipop scrive 11.900, respira, fate respirazione, respira. DAX, Marco, Francesco, Marco De Martino, DAX target chiuso, 11.907, future, fantastico, complimenti, complimenti. No, no, ragazzi, ma qui c'è della gente che è bravissima. Allora, poi tu fai. Tu lo sai, non sono un lecchino, non sono molto paraguru, però sono bravi. Io li vedo, sono veramente. Tu sai che io ogni tanto vado anche da altre parti, ma da te sono molto bravi. No, 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 Non ti lo ringrazio, dico il per merito è loro, è piaceria, loro, è loro, perché sono bravissimi, ho fatto una selezione, nel senso che i disturbatori sono stati allontanati, chi vuole solo creare, provocare polemiche, io quelli subito li saluto, li blocco, quindi ma ce n'è devo tantissimo di dire. polemiche nel mondo del trading ultimamente, No, cioè ma c'è una uno se è settimana costruttiva, io non è che devo piacere a tutti, Giovanni non è che deve essere simpatico a tutti, io non devo piacere a No. tutti, chi può pensare al contrario, però in maniera rispettosa, quindi assolutamente. Vai euro, dai, ha scritto Andrea, eccolo l'euro che scende sotto Cavolo. 1,13, chissà cosa ha detto Draghi, cosa avrà detto Draghi? Se Sam, alcuni hanno praticamente parlato della possibilità di un taglio dei tassi. Attenzione, qualcuno all'interno del board della BCE, sarà stato questo che adesso ha Sì. portato ad accelerazione al Ma ribasso. hai visto il segnale della dashboard? È fantastico. Cioè il Se mercato è andato su un livello tecnico, il 9,25, 9,30 che avevamo detto prima. E io dicevo: attenzione che abbiamo la debolezza al top, la volatilità più bassa. Questo è un indice probabilmente che il mercato deve ancora scaricare del tutto, però era proprio un indice di attenzione. Perché quando il mercato fa delle accelerazioni molto forti, lo dicevamo prima, qui l'aveva fatta un po' piccolo, poi magari ti va a chiudere gli short tutti insieme. Ecco. Una botta di Insomma, questo short 9,30 va visto.
Draghi ha detto le paroline magiche, quelle che piacciono ai mercati, ovvero che qualcuno all'interno del board della BCE ha ipotizzato la possibilità, ha detto insomma, di tagliare i tassi che sono già 0 e meno 0,40 quelli interbancari, mamma mia, questo è l'altro problema. Mario scrive: personalmente sono fuori, aspetto che si calmino un po'. Alessandro: io stop guadagno su DAX Eurodollar, si tiene dura e non si chiude proprio niente stasera, valuta la situazione. Massimiliano: ciao Massimiliano, è già 1.1380, bello, costa best. Poi mi sa che Trump ha detto qualcosa, scusate, bravo, sì, Trump ha detto che si andrà a definire la questione dazi entro 2 settimane, comunque non al G20 di fine giugno, dopo. Leonardo: io ho già chiuso tutto, Leonardo, e quindi questa situazione, l'euro dollaro è rientrato con la frase di Draghi, che era la resistenza anche, però cioè non la trend line, ma c'era questo doppio massimo, dai, almeno inizialmente una sparata di quasi 80 pip l'hanno incassata, no? Cioè abbastanza normale. C'è la sterlina che sembra aver recuperato qualcosa di interessante. Pronti ad agire in caso di eventi sfavorevoli, la politica di bilancio dovrà aiutare in caso di difficoltà, meno speranze che incertezze si risolvano rapidamente. Beh, Draghi è abbastanza un po' grigino, insomma, un po' tristino, ecco. Ma non è mai stato molto allegro. Lui, secondo me, il top veramente del suo essere long lo ha fatto quando dice whatever you takes, cioè potrebbe essere anche il titolo di una canzone, no? Cioè faremo di tutto, cioè, vi asfaltiamo, e lì fu fighissimo, era veramente. Poi piano piano i tedeschi hanno cominciato a rompere le scatole, lui dava i moniti all'Italia, l'Italia spendeva, espandeva, si è un po' rotto le scatole, ma andate a quel paese, cioè, ma tanto non capite nulla, allora ha un po' lasciato perdere, ecco. Insomma, tutto sommato. Emilia gliel'ha data su, ecco, gliel'ha data su. Allora, sterlina? Volevi dare un'occhiata a sterlina o S10HF La sterlina, pure? però perché c'era un collega che prima aveva forse chiesto qualcosa, però mi sembra un rimbalzo da debolezza di dollaro più che un rimbalzo da forza di sterlina. Quantunque questo ritracciamento non sia male, ma in questo momento la sterlina probabilmente da un lato sconta l'evento Brexit già avvenuto, Farage, tutti i nuovi cambiamenti, quindi il mercato si è messo a vendere la sua indiscrezione e poi l'ha ricomprata in ipervenduto sulla notizia. Dall'altro lato, secondo me, c'è la debolezza di dollaro. Ecco, la debolezza di dollaro, secondo me, è un po' il prossimo tema delle settimane a venire, perché una debolezza di dollaro alla lunga vuol dire che Fed dovrà dare una mano all'economia, e se dà una mano all'economia è perché l'economia va male, ma se l'economia va male, cioè se Atene piange, Sparta non ride. E Giovanni, Atene. Giovanni, è stata chiesta Draghi l'idea dei mini bot italiani, è stato chiesto e ha detto not very positive, non è un'idea decisamente positiva. Draghi è furibondo col nostro governo, che abbia ragione o torto, non sta mai a dirlo perché sennò andiamo in politica. Però, cioè, la proposta dei mini bot viene da uno come Borghi, che ha sempre dichiarato, statement alla mano, che non ha mai comprato un titolo di Stato italiano. Fantastico, fantastico, fantastico. Veramente fantastico. Sì, secondo me il DAX deve ancora scaricare un po', ma la giornata è lunga, ragazzi. Sicuramente quel livello l'hanno visto. Lo sto rispondendo a Marco Di Martino. Però. I mini bot sono moneta o debito, in primo caso illegali, ha detto Draghi in merito a quella che è l'idea, insomma, che sapete, la mozione che è stata presentata dal governo all'emissione di questi mini bot per pagare i rapporti, insomma, tra i debiti della pubblica amministrazione e poi una moneta parallela, insomma, da far Sì, circolare no, no, quasi vabbè, come, insomma, non ci siamo, non ci siamo, non ci siamo, non ci siamo. e, insomma, Io quindi abbiamo ritengo parlato che di tassi, è ripresa alle tua, eh. 14:59, vedi la differenza fra quando tu apri un long perché sei su un livello importante e quando chiudi uno short. Uno dice: sì, ma sempre long devo fare, ma le prospettive sono completamente diverse. Questo è una chiusura di short da accelerazione. Perché? Perché tu ti sei fatto in quanti minuti ci ha messo a fare, che ore erano? Le 43, qui siamo a 51, in 8 minuti ti sei fatto 12.000, 11, 9, 20, cioè ti sei fatto in 8 minuti 80 punti. E io ti dico, sono tanti, sono pochi? Io
in base alla volatilità attuale? Oddio, ci metti di solito 4 ore per fare, li fai in 8 minuti, ci metti 4 ore. Al di là del fatto che la volatilità qui è un dato medio e no, è ovvio che a un certo punto qualcuno incassa, ma incassano, qualcuno piazza dei pendenti long e li va a chiudere sul rimbalzo volatile, ma di base queste sono al 70% chiuse di short ed è per questo che bisogna starci abbastanza tranquilli. Intanto Draghi, il mercato sembra avere opinione negativa dei mini bot, niente. Poi alcuni membri hanno parlato di un possibile taglio dei tassi e questo ha portato l'euro dollaro a scendere sotto 1,13, l'abbiamo già visto prima. Siamo pronti, insomma, nel caso in cui dovesse esserci necessità, siamo pronti a intervenire e le politiche fiscali giocheranno un ruolo importante. Ogni tanto arriva Radio Corre, stanno arrivando Draghi, mini voto, solo denaro, quindi illegali o altro debito. Quindi adesso ovviamente era un riferimento importante per quanto riguarda l'Italia. 1,1292 euro dollaro. Facci caso, qui c'è il grafico dell'Italia, qui c'è il grafico di Eurostox, guarda se ti sembrano le stesse candele. Occhio sul nostro paese, direi di stare abbastanza attenti, ecco. Bene, 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 bene. Vedo Giorgio Pallini che mi ha mandato un messaggio su WhatsApp. Indici fin qui hanno girato tutti contro il 61,8% di FIBO. Oggi pomeriggio, domani ne vedremo delle belle. Preparatevi. Domani sì, seguirò con Giorgio quello che è il non fan payroll. Per il momento, Giovanni, allora, che ho una diretta pure 15:30, allora direi che Draghi ha parlato di un'inflazione e un PIL che dovrebbero scendere nella seconda e terza parte del 2019 per salire insieme poi verso la fine dell'anno. L'altro punto importante è che si è parlato, qualcuno all'interno del board ha parlato di un possibile taglio dei tassi, abbastanza negativo, con un po', come hai detto anche tu, descrizione di quella che è la situazione, insomma scenario, tutto questo che alla fine ha dipinto Draghi, in cui insomma se dovessi paragonare Draghi a uno stocastico, sta in posizione più o meno 30, quindi sì, come fosse un RSI, uno stocastico lo metterei in posizione 30. Fa il suo lavoro, fa il suo dovere, è un idealista e dice le cose che nessuno vuole sentirsi dire, consapevole che comunque è su una posizione che è in un iperuranio, per cui quell'uomo tutto ciò che dice in ogni caso è Vangelo. È chiaro che il Vangelo è interessante per i fedeli, ma per i bestemmiatori non ha alcuna ragione di esistere. E pertanto, siccome i bestemmiatori purtroppo sono maggiori nel nostro paese rispetto che in altri luoghi, da noi le cose si sentono di più, ecco, in questo senso. Le decisioni odierne sono state prese all'unanimità, specificato questo, e adesso arrivano un po' le dichiarazioni di Kaplan della Fed, quindi insomma in questo momento c'è un concentrato Anche Intesa ritraccia l'unanimità, per esempio, di in questo Efi ha scritto le banche paragonare italiane vanno banche giù, ha scritto Efi, l'ha scritto proprio italiane. Poi adesso. attenzione, quest'anno c'è l'ETF tra qualche giorno, dove ci Settimana troviamo. prossima, ci vediamo all'ITF, È vero, settimana l'ETF è prossima. sempre stato short, però magari adesso che gli hanno spostato la scadenza non è più un'occasione di ribassi. Normalmente quando si andava all'ITF veniva sempre giù il mondo. Quindi appuntamento è proprio con Rimini allo stand di Equinox e poi ci saranno anche altri appuntamenti, vero Giovanni? Per quanto ti Beh, riguarda. E per quanto mi riguarda, chiudi la presentazione del stagione. libro, attenzione, insomma. C'è il libro. Fra l'altro, Oepli ha accettato la scommessa, per cui mi ha fissato un appuntamento giovedì al loro stand per firmare copie del libro, per cui hanno accettato sotto ricatto di portare il libro di Lapidari, Trader si diventa. Io credo sia un libro che vi piacerà. È un libro un po' strano, è un po' strano, è un po' diverso dai normali libri, però sono convinto che piacerà. Tu vieni, Sì, assolutamente. già una copia prenotata per te. Grande, grande, molto volentieri, molto volentieri. Quindi tutti, insomma, quando è l'appuntamento con libro, quindi? Con Oepli l'appuntamento è, no, questo è il programma, allo stand di Infinox c'è Alessandro dice, io te lo compro solo se me lo autografi, beh, ovvio, fare un assolutamente. autografo non
non ci vuole nessuno. 13:30, 14:30 di giovedì, venite col panino già mangiati allo stand di Quindi QR. dalle 13:30 di giovedì, a partire dalle 13:30, allora sì, quello è un orario deciso, Mi ci viene da sono, ci ridere, sono. lapidari che firma un libro, non mi ci vedo. Carlo pure, tutti vogliono essere, anch'io voglio il tuo autografo, assolutamente, assolutamente. Ci proviamo, Dai, 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 ci proviamo. farò anche una diretta, vediamo se faccio anche, farò molte dirette, ovviamente farò anche una diretta, insomma, in questa Io mi grande ricordo quella occasione. dell'anno scorso che abbiamo fatto insieme, Mamma bellissima, mia, storica, storica, bellissima, storica, 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 e come sarà anche la prossima settimana, a Rimini, a sì. Rimini. E allora ringrazio Giovanni per aver partecipato a questo speciale BCE, grazie Giovanni, ci Grazie a vediamo a voi, sono stato Rimini a molto questo bene, vi punto. auguro a tutti una buona giornata e a prestissimo. Saluto anche gli amici di YouTube, chi ha visto la registrazione sotto trova il link per registrarsi alla sessione live e aprire un conto demo reale con Infinox, chiudo lo stream, ringrazio anche chi ha seguito su Zoom, ci vediamo domani con speciale.